Radio DJ. Tra poco Cattelan con Alessandro Cattelan. My baby born a Birkin. She's been telling me all night long. Gasoline and groceries. The list goes on and on. It's 9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? I can't worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two-stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh, Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round. We need plenty more. Two-stepping on the table. She don't need a dance floor. Oh, my. Good Lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got. Downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. In comes the two, to the three, to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my. Good Lord, tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Sì, allora in tanti erano partiti cominciando a sognare, sentendo questo l'attacco di questa canzone, pensando che fosse Wonderwall. La puoi rimettere dall'inizio? Sì, sì, sì. Perché sì, sembra sì, proprio, sì, sì, l'attacco è proprio quello di Wonderwall, invece è Shabuzi. Poi c'è il fischio però. Poi ci ha messo un fischiettino. Sì, sì. Così ha confuso un po' le acque, però è bella, eh. Sì, comunque una bella canzone. Ah, l'attacco di Wonderwall e si intitola Bar Song Tipsy. Tipsy era una canzone di Jay Kwon e infatti un pezzo del testo della canzone che avete appena ascoltato su Radio DJ ricalca questa canzone di Jay Kwon del 2001, secondo me 2002. Ma chi è Jay? Here comes the two to the three to the four. Un rapper che ha fatto questa canzone e poco altro, credo. Però vedi, ha preso gli accordi di Wonderwall, il testo di Jay Kwon e hanno fatto a Bar Song Tipsy, lui è Shabuzi. Il primo. Oh, come siamo musicali sì, oggi, come tutta, siamo tutta una ladrata. Oh, però scusatemi, quando se tu rubi una cosa hai rubato una cosa. Se tu ne rubi cinque e con certo, quelle cinque ne crei una nuova, è una cosa nuova o è una ladrata? È una cosa nuova, ma ne hai rubate comunque cinque. Però l'hai usata, hai preso cinque ingredienti per fare una cosa nuova. Non lo so. Cioè, secondo te è una ladrata questa canzone? Secondo me è una canzone originale. Sì, sì, sì. Cioè, non originale nel senso di originale mai sentita prima. No, no, no. Però ha la sua valenza di nuova canzone. Hanno preso un pezzo di qua, un pezzo di là, e poi ci hanno fatto una nuova. Sono d'accordo. No? Sì. No, secondo me è così. Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare il nostro nuovo programma. Cioè, il nostro nuovo programma, una nuova puntata del nostro solito programma. Sigla! Anche questa è una canzone che esisteva, ma poi Maurizio ci ha messo sotto l'elefante. Un russo elettronico. Un russo elettronico qua, un elefante là e boh, è finito. boh.
Battero non sta. Allora, volevo ringraziare subito un po' di ascoltatori che stanno mandando messaggi sulla puntata di ieri sera del programma di ringraziamento, che è una cosa che mi fa sempre un po' pensare. Non dovete ringraziare, cioè siamo qua per questo, siamo qua per voi, siamo qui per questo. Quello che facciamo in radio è tutto per voi, quello che faccio in televisione è tutto per voi. Siamo già sufficientemente pagati per fare quello, siamo contenti. Io e i miei colleghi, no? No, perché stavo guardando i miei compari qua così. No, non intendevo voi. Io e i miei colleghi siamo già sufficientemente pagati per cercare di fare cose che vi piacciono. Poi ci sono alcuni messaggi più toccanti di altri. Tipo, ci ha scritto un ragazzo dicendo: io sono a casa che accudisco i miei genitori che hanno l'Alzheimer. È sempre difficile avere cose da fare. Così ieri eravamo sul divano, io, mio papà, mia mamma, abbiamo guardato il programma e poi abbiamo passato una bella serata. Quella roba lì è bella. Ieri sera un mio amico mi ha mandato una foto, era a cena in un ristorante e ha fatto una foto al tavolo di fianco. Ricordatevi che io sono contrario a questa cosa, non si possono far foto di nascosto alle persone e mandare. Hanno fatto una foto però al tavolo di fianco, no scusami, una foto, un piccolo video in cui loro stavano guardando col telefonino al ristorante il programma, cioè probabilmente avevano già preso un impegno però volevano vederlo. Ma non è normale questa cosa. No, infatti no. Allora io non lo farei mai. Ma perché è il tuo programma? No, io non farei mai. Se vedevi un'altra persona. Vabbè, a me a volte capita di vedere gente che va a io no, non lo farei mai. Un programma televisivo no, è accettabile partita, una partita. Gran premio. Che butti l'occhio. Ma dai, il Gran Premio. Senza volume. Il Gran Premio. Oh, devo guardare il Gran Premio. Sembra uscito da quelle pubblicità che abbiamo visto prima. Oh, devo guardare il Gran Premio. Con la tua fidanzata che ti parla e tu dici solo sì, perché no, però se stai guardando l'occhio. Però se stai guardando lì la tua fidanzata ti parla, chi è lo scemo? Cioè, siamo al ristorante Fosca, io e te. E io sto guardando sul telefonino una partita. E tu mi parli, chi è lo scemo? Guarda. Ma guardati una cosa anche tu. Dai, no? Esatto, ce l'hai il telefono. Metti su un beautiful. Oh. Ti ha guardato troppo anni 80. Vuoi la password del wifi? Vuoi che ti condivido? E guardati la roba anche tu. Siamo usciti qua a cena, mangia e guardati anche tu. No, è una roba che non farei mai. In questo caso ti fa piacere. Cioè, fa piacere a me. No. Ma capisco che sia una roba che fa piacere lo solo a me. Lo trovo una follia. Davvero, ma sto parlando seriamente. No, guardare, no, ma io un ti capisco, programma televisivo al ristorante. Beh, ma quando, un telefono. Ma quando il programma è di Sandrino, però. Il Gran Premio. Allora, ragazzi, oggi abbiamo buttato via la nostra mattina. Come? Guardando vecchie pubblicità degli anni 80, abbiamo trovato un video che è un'ora di pubblicità anni 80, le sapevamo tutte. Sapevamo le parole, sapevamo i jingle, canzoni. sapevamo anticipo. Allora, qualcuna devo dire che ci ha sorpreso. Sì. C'è una pubblicità dei preservativi che iniziava con un padre. Sì, cioè un padre, poi si capisce dopo. Con un signore che chiude un bambino in macchina e lo porta in campagna. e poi era la pubblicità dei preservativi. Tu dici, mamma mia, cosa sta succedendo? Siamo tornati indietro perché era tutto insanguinato. No, qua c'è qualcosa. C'è qualcosa che non quadra. In questa pubblicità c'è qualcosa che non quadra. Comunque, principalmente le sapevamo tutte e siamo arrivati alla conclusione che non sono le generazioni che hanno rovinato, sono solo i pubblicitari di quegli anni che hanno rovinato il mondo, perché comunque tutti i messaggi sono solo messaggi che oggi ti farebbero andare in galera. Sì. Cioè, tutto proprio... Però era tutto così normale. Ed era... Sì, era anche così... Incredibile. Sapete la cosa che ci ha gasato del rivedere... A parte rendersi conto che abbiamo passato evidentemente troppo tempo davanti alla televisione, sì, perché le sapevamo tutte. I tempi rilassati, quella sì, lentezza, quei concetti banali, semplici, basilari, spiattellati in faccia così, bam, che ti entrava nel cervello e tu non potevi farci niente, eri non avevi uno schermo davanti a quella roba lì. Poi non avevi fretta. No, andava tutto lento. E abbiamo decretato la nostra pubblicità preferita della storia delle pubblicità, ce ne erano di veramente molto, molto carine, molto belle. La preferita era Silenzio Parlagnesi. Sì. Perché comunque in quel turbinio di televisione, erano i primi anni delle TV Mediaset anche, quindi colori, robe, suoni così, c'era una pubblicità dove stavano in silenzio, completamente zitti per 30 secondi e ti catturava l'occhio. Chissà quanti hanno provato a alzare il volume prime volte. Infatti nella pubblicità a un certo punto passa un sottopancia, un avviso dicendo: non preoccupatevi, non è il vostro televisore, è normale che sia così quando in tavola c'è la pasta, bla bla bla. E quindi, insomma, bello. Quindi noi vi abbiamo raccontato quello che abbiamo fatto oggi, anche perché facendo questo non abbiamo pensato a niente. Quindi adesso ci prendiamo. Ci pensiamo. Adesso ci pensiamo. Sì, inventiamo una pubblicità.
adesso veniamo da voi, ci pensiamo, eccetera. Noi iniziamo a darvi il numero per gli SMS. Non facciamo un altro quiz oggi. È stato bello il quiz di ieri, eh? Il sei perso una bella puntata, Battero. Sì, sì. Se stavi, era una bella puntata. Siamo un sacco divertiti. Poi nel pomeriggio mi hanno scritto un sacco di persone. Bello. 347-342-5220 è il nostro numero per gli SMS. Diretta @dj.it è l'indirizzo mail. Proprio ieri stavo cantando questa canzone in macchina. Perché io stavo ascoltando quella originale di Dolly Parton e Islands in the Stream. Di chi è, Mauri? Kenny Rogers. Può essere, sì. Sì, Kenny Rogers. Gli anni sì. Islands in the Stream, ma stavo ascoltando questa versione poi con mia figlia Nina, che è anche lei molto gasata, di Pras, uno dei Fugees, che aveva rifatto per un film, mi pare. Ghetto Superstar, che è il primo pezzo di oggi. Vai Maurizio, mettila. Poi, se non ci viene in mente niente di meglio, ma non sarebbe male, ci ascoltiamo anche l'originale di Dolly Parton. Non ce l'hai? Beh, adesso la cerchiamo, te la trovo io. Some got hopes and dreams, we got ways and means. The supreme dream team, always up with a scheme. From Hellcat to selling raps, name the theme. Mirage to the top, floating on the screen. Who the hell wanna stop me? I hated those who doubt me. A million refugees with unlimited warranties. Black Caesar, dating top divas. Diplomatic immunities, no time for a visa. It just begun, I'ma shoot them one by one. Got five sides to me, something like a pentagon. Strike with the forces of King Solomon. Letting bygone be bygone and so on and so on. I'ma teach these cats how to live in the ghetto, keeping it retro, expected from the get-go. Lay low, let my mind shine like a halo. For politics with ghetto senators on the D-Lo. The senator behind closed doors, hitting truth to the sea floor. The rich don't know, ignore the tug of war. While the kids are poor, open new and better drugstores. So I became hardcore, couldn't take it no more. I'ma reveal everything, change the law. I find myself walking the streets, trying to find what's really going on in the streets. Now every dog got his day, needless to say. When the chief away, that's when the cats wanna play. I told you, mess around your fools like Cassius Clay. Stretch my heat and make you do a pot of beret. Kick your balls like Pele, think I'm doing ballet. Peak like Dante, broader than Broadway. Get applause like a matador, cry yelling ole. Who the hell wanna say me from BK to Calais? Come on, when you thought it was safe in a common place. Showcase your finances, lose a bass on the horse race. True phase, getting D-phase out like Scarface. Throw your roll money, let me put on my screw face. And I'm paranoid at the things I say, wondering what's the penalty from day to day. I'm hanging out partying with girls that never die. The CEO's picking on the small fries, my campaign telling lies. I was just spreading my love, didn't know my love was the one holding the gun in the glove. Well, this all good as long as it's understood. It's all together now in the hood. Franz Michel dei Fugees, o Dirty Bastard, ODB. In questa canzone dicevamo prima delle pubblicità, di come erano più lente, no? Avevano tutto un altro ritmo, un tempo anche rispetto adesso. Vale anche un po' per la musica. Questa canzone, nel ritornello, che è la sua parte forte, riprende Island in the Stream di Dolly Parton e Kenny Rogers, che sì, di base poi la stessa canzone. Senti che altro ritmo che aveva, ma senti qua. Potrebbe anche essere lo spot di un bagno schiuma, anni 80, gente in barca, gente che fa la regata. Che bello, tu sembri un po' Kenny Rogers, ma fai crescere un po' la barba, potresti essere...
Diela almeno fino al ritornello, Mauro. Fino al ritornellino c'è. Non sta a battere purtroppo in questa canzone qua, non a c'è. A tempo però. No, sì. Dolly Parton e Kenny Rogers, adoro ballarla quando vado alle serate country nei balli di gruppo. Canzone che è stata anche nel documentario di Beckham c'era. Perché la ballavano insieme, credo alla fine, nell'ultima puntata, lui e Victoria, nella loro dépendance in mezzo alla campagna inglese, mentre lui friggeva un funghetto per volta nella sua piastra, e poi ballavano questa canzone tutti belli innamorati. Cacchio, i balli di gruppo country sono il mio sogno. Beh, ci sono, cioè, ci saranno qua a Milano. Sì. Ma c'è stato c'è stato un periodo, molto emiliana. Sì, molto emiliana come roba. C'è stato un periodo che andava tantissimo il tango qua a Milano. Primi anni 2000 c'era la schicca del tango, che la gente si trovava furtivamente di notte nelle piazze, mettevano su il tango, ballavano, sì, una roba. Qua erano scambisti. scherzo. Comunque sì, è una possibilità. Vabbè, noi avevamo la discoteca, bla bla bla, così. Mia nonna adesso, che è recentemente entrata in questa casa di riposo, i primi giorni era un po' scazzata perché non conosceva nessuno, diceva, poi non è una che proprio le viene da fare amicizia con la gente, era un po' una burba. e all'interno di questi primi giorni è andati un po' male, un piccolo raggio di sole, quando ha incontrato un signore, lì anche lui utente del posto, che ha chiesto a mia madre, ha approcciato mia madre e fa: ma lei è di quella città lì di Novi Ligure? Fa: ma no, io in realtà no, siamo qua di Tortona, bla bla bla. Però sono qua con mia mamma, magari conosce mia mamma. E poi mia madre è arrivata a capire che si conoscevano mia nonna e questo signore vecchio, perché ballavano insieme nelle balere a fare quelle giornate lì in cui si prova. Si erano già conosciuti. Io spero che ci provi, un'ultima soddisfazione. Ma li fanno attività, cioè tipo ballo? Ballo, secondo me chi ce l'ha? Qualcosina fa. Mia nonna non è più. Non è più in fase ballo. Però secondo me per chi ce la fa, fanno un po' di. Sì, un po' di attività, le tengono insieme. Fanno liscio. Bello. Mia nonna era in. Sapete, io poi passavo un sacco di tempo con mia nonna quando ero piccolo, perché i miei genitori lavoravano e quindi passavo un sacco di tempo. Lì per lì non me ne fregava niente e non ci pensavo, mi interessava solo me stesso. Poi crescendo, a un certo punto, quando mia nonna era già più anziana, ma non così anziana come adesso, ho detto: ma non è che a un certo punto le ho rovinato un po' la vita? Perché io stavo sempre con lei, i miei genitori mi lasciavano a mia nonna che aveva perso il marito tempo prima, secondo me poi a un certo punto aveva ricominciato un po' a farsi una vita, perché veniva sempre un signore che la portava a ballare e la invitava a ballare, con cui lei si trovava molto bene. Io però lo odiavo perché levava spazio a me. Cioè, a me dava, io avevo tipo 10 anni e mi dava fastidio che venisse lì a casa, mi voleva portarmi a me, quindi se c'era lui io non potevo andare da mia nonna e fare queste cose qua. E quindi poi crescendo ho detto: può essere che io abbia rovinato un pezzo della vita di mia se nonna. Già quando c'era lui non potevi andare lì, direi di no. Nel senso, aveva comunque aveva stabilito i suoi confini. No, lui poteva un po' lui. No, non passava tanto tempo in casa. Lui al massimo veniva lì sulla porta e a volte andavo proprio ad aprire io dicendo: mia nonna non c'è. Cosa vuoi? Mia nonna non c'è. Vai via. Eri geloso. Poi andavano a ballare. Ero molto geloso di mia nonna. C'è ancora. Ci avrà avuto l'età di mia nonna. Insomma, mia nonna adesso ne ha 93. Non so se è stato così fortunato anche lui da resistere fino adesso. Se no, magari un ascoltatore di Radio DJ chiama. Vogliamo parlare di questo? Di chi avete rovinato la vita? Sì. Al 347-342-5220 oggi parliamo di chi, col senno di poi, sì, crescendo, con la maturità, avete avuto tempo di pensarci, così vi siete detti: ma sai che io forse ho rovinato? Venite in mente solo voi due. No, vabbè, ma noi abbiamo le spalle larghe, Foschi. Noi non ti preoccupare, finché ce n'è noi ti portiamo sulle spalle, non ti preoccupare. Dai, mettiamo un'altra canzone, mettiamo i Negramaro. Il loro ultimo singolo, Luna Piena, su Radio DJ. Se pensi
penso quanta me ne hai tolta quando ti ho visto ieri sera entrare dalla porta. Ci ho messo forse più di un'ora a scegliere la faccia giusta, ma tanto già lo so, lo fai apposta. Ci provo, rido e tu fai la serie e mandi super aria ogni tentativo inutile. Inventi un'altra scusa per andare ancora via da me, come fosse quella buona la volta in cui tu resti buona e voltandomi le spalle mi dirai buona fortuna. Amore, via da me, non c'è nessuna. Quando mi penserai, guarda la luna. Il cuore pure il fiato è uscito dalla bocca, prego, ti giuro sarei sprofondato mandando su per aria ogni tentativo inutile. Invento un'altra scusa per andare solo via da te, ma non era quella buona la volta in cui ti avevo ancora. E se mi perdo tra le stelle mi dirai prendine una, e se mi penserai prendi la luna. Proprio ce n'è anche nella parte scura, bastiamo soli io e te. Come una strana creatura proviamo a splendere, che notte da luna piena. Io da bambino per anni ho chiamato tutte le fidanzate dei miei zii con l'appellativo di zia. Molte non hanno retto, quindi hai rovinato la vita a tuo zio. Perché facevi... Noi siamo tutti zii? Sì. Sì. Siamo tutti zii noi. Sì. Com'è essere zii? Io non... Non lo so, è una cosa che non sento tanto. Allora, io ho sempre avuto comunque un rapporto con la mia famiglia molto chiuso, cioè... Per me la mia... Posto che non vengo da una famiglia numerosissima, però la mia famiglia sono sempre stati mia mamma, mio papà e mia nonna. Perché poi gli altri li vedevo un po' poco, cioè facevo fatica. E anche adesso la mia famiglia sono Ludovica e le mie figlie. Mio, come si chiama? Il fratello di Ludovica. Cognato. Mio cognato, che è simpaticissimo. Mi sta molto simpatico, lo vedo sempre volentieri, però mentalmente non lo inglobo. Mm-mm. Nel... Ho capito, abita dall'altra parte del mondo. Sì, anche il fatto che abita in Brasile aiuta. No, certo. Però anch'io sono un po' pigro, diciamo. Nel senso, anch'io, famiglia per me sono i miei genitori, mio fratello. Poi, ovviamente, volendo bene a mio fratello, voglio bene anche alla sua famiglia. Sì. Però sono pigro, nel senso che non vado spesso. E tu sei zio di tuo fratello che ha figli? Sì. E del fratello della mia compagna, della... Quindi Lisa. Lisa è zia e quindi, esatto. E ti chiama zio anche a te? Quella cosa lì è... Zio Bello? Sì, zio Bello. Ti chiama zio Bello, zio Bello? No, però in realtà il concetto di zio è molto largo, nel senso che sì. La figlia di uno dei miei migliori amici è lo zio Walter. Mm-hmm. Zio. Zio Bello. Zio Bello. Lascia foto, quello sei tu. Io sono zio Bello, infatti io sono Cio. Io sono il Cio del piccolo Mattias. Anch'io io ero pieno di amici che chiamavano, pensavo avessero un sacco di zii, così invece erano gli amici dei genitori. Sì. Che poi però ti rendi conto che tendi a chiamarli zii. No, io anche voglio. Beh, cioè zio tipo, oh zio, così. Così mamma, niente di più. Sai come va con i nipoti? Io benissimo. Ma li vedi tanto? Ah,
abbastanza, sì. Tanto sì, cerco di frequentarle. Beh, allora, sicuramente tutte le festività, e quando capita durante l'anno ci sono svariate occasioni, nel senso che sì, no, li vedo. E gli attacchi, le paranoie? No. No, allora. No, mi piace farla adulta, essere adulta con i bambini. Sì. Gli dai, cosa fai? Gli dai le regole o sei permissiva? No, io sono. Sono proprio zia. Cioè, mi piace l'idea di essere proprio la zia che ho sempre sognato di avere. Cioè, io voglio, voglio essere un mito per loro. Certo, la zia mito, sì. Però sì, non quella... necessariamente permissiva. Cioè, io vorrei essere quella che quando avranno un po' di problemini in adolescenza verranno. Vengono a parlare. Beh, ogni tanto nei Giovedì Dilemma parliamo con persone di questo, cioè quelli che sono lo zio figo che le prime esperienze sessuali, i primi dubbi, le prime cose, magari con i genitori ti vergogni, vai dallo zio. Sì, vorrei che avessero quella fiducia. Sapete chi per pigrizia emotiva, che di solito quando c'è un argomento che gli interessa si scalmana tutto per intervenire, ma qui oggi proprio non lo so. Maurizio, tu che zio sei? Io, ottimo. Ottimo, sei di cuore? Dai, cioè ti dai o sei? Certo. O sei un po' riservatino anche tu? Tu hai il tuo cerchio. Mamma della mia. Fiducia, no? Beh, dove allora, ci siete tu e tua figlia, secondo me, neanche tua moglie dentro. Cioè, secondo il me. Tuo cerchio della fiducia, siete tu e tua figlia e basta. Entri, Franco Russo! Va bene, eh? È così, vero? Sono così. Lui la Rebe, lì così, soli contro il mondo. Li sconfiggeremo tutti, Rebe, li sconfiggeremo tutti. Questo mondo crudele non ci avrà. Dai, vi mettiamo un po' di pubblicità di quella moderna, di quella dei giorni nostri, e poi ritorniamo su Radio DJ. A tra poco! Attenzione, riparte l'azione, Cattelan, tutto solo, penetra, prova la botta, rete, Cattelan, incredibile, proprio lui. Wasn't looking for nothing yet tonight, only came for the music and the lights, didn't know I needed more. And you walked in, caught me by surprise. One look and you got me hypnotized. The way you glide across the floor. When you pull me closer, all my troubles disappear. Is it me or is it getting hot in here? DJ 12:37, spero non si senta la mia voce spezzata, perché ho fatto un mezzo sbadiglio e mi viene da piangere, perché credo di essermi rotto una costola ieri. È vero? Come hai fatto? Allora, sono andato a giocare a calcio.
sono andato a giocare a calcetto e sono in quella fase della vita in cui ogni volta che provi a fare qualcosa ti fai male. Classico. Classico, questa è la cosa della vita. Tanto che finita la partita ho chiamato mia moglie e le ho detto, perché è un periodo che si sta lamentando che c'ho troppi acciacchi, troppe robe, dice oh, è rotto, basta, c'è sempre un problema così. Quindi finita la partita, ancora lì dal campo, prima ancora di fare la doccia, la chiamo e le dico: ciao baby! Ciao baby! Devo dirti qualcosa che non ti farà piacere. Mm. Lei: cosa? Credo di essermi rotto una costola. Mi ha detto: non tornare a casa, no. Non ti azzardare neanche a tornare a casa. Quindi ieri sono detto: no, scherzo, scherzo. Quindi sono tornato a casa e cercavo di cercavo di non respirare, di base. Sono tornato a casa cercando di non respirare e uscivo, entravo nelle stanze, quando entravo nella stanza con lei dicevo tutto quello che dovevo dire in un colpo solo. Ciao, mi è andata molto bene, adesso vado un attimo di là che devo respirare. Che devo respirare. Come ho fatto? Ma si può però vivere così? No, no, no. Perché io ho lo stesso problema, devo andare a giocare. Dove vai? 15. E non mi hai chiamato? No. Dai, non puoi. Io sai che io vado con tutti quelli che mi chiamano per andare a giocare. Io vengo con... Se mi chiamate anche voi, ce ne manca uno per il calcetto. Se siete nel raggio. Allora, ieri abbiamo giocato a Sesto San Giovanni, che devo dire. Bello. Neanche da ragazzino quando dovevo andare a giocare. Cioè, a Sesto San Giovanni, dai, era proprio uno sbattimento per il calcio così. Però vabbè, vado. Bellissima partita, mi sono molto divertito. Mi sono, credo. No, adesso rotto, forse no. Sono indeciso l'incrinato. Fra l'incrinato e. Una botta. No, no, o il muscolo che mi una lesioncina al muscolo. Oh, non riesco a respirare, non riesco a fare. Ma è una botta. Ma esatto, ma una botta. Hai preso un calcio, una gomitata, sei caduto per terra. No, una pallonata. Hanno tirato, io con la schiena ho fatto: ah, prendi me per salvare il portiere. Però, ah, ti salvo io. È possibile, c'è gente che si rompe le costole tossendo. No, c'è gente che si rompe le costole. Ma chi? No, succede. Succede. Oh, ma com'è possibile, ma tu, ragazzi? Un focus nella sua vita non l'hai mai preso in mano, non l'hai mai sfogliato un focus. Guarda che quando tutto fai, ma deve avere una botta, cioè da dentro i polmoni. Certo, ma non è vero. Certo, può succedere. È l'implosione delle interne. Chiara, mi sono rotta tossendo 40 anni fa. 40 anni, certo. Tossendo, no, starnutendo. Alcuni starnutendo. Perché sai che quando starnutisci scateni una forza. Questo l'ho detto sul focus. Uguale e contraria, tipo. All'esplosione di un ordigno. È una roba. C'è una velocità del corpo dentro. Uguale e contraria. Sì, ma guarda che quando starnutisci il tuo corpo dentro si lamenta con te. No, quindi può succedere, può succedere. Poi quando sei più vecchio, che non hai più calcio nelle ossa, forse, che una pallonata basta. Ma dicono no, 20 giorni di prognosi. Basta. Beh, me li accollo. Dovevi andare dal medico? No, ma hanno detto 20 giorni. No, ma comunque non avevo intenzione. Meglio di Google. Anche perché posso dire. Scusate, cosa deve prendere? No, le costole non devi far niente. Le costole non puoi far niente. Devi solo cercare di evitare di respirare, sbadigliare, tossire, guai, starnutire. È la morte civile. Una volta mi era successo già di essermele rotte e avevo imparato. Mi avevano insegnato questo trucco per non starnutire. Può tornarvi utile. Leccarvi con la punta della lingua il palato. Cioè, quando sentite lo starnuto che lì che arriva, ma non potete perché magari. Perché uno non dovrebbe poter starnutire? Bocca piena. Non capita mai di starnutire che avete la bocca piena. Miseria. Lo sapete, ma non fate in tempo a trattenervi. Mettete le mani davanti alla faccia. Che mi fa. Levate le mani, avete cose da mangiare dappertutto, infatti, sulle sopracciglia, nei capelli, l'esplosione. Che esce tutto dal naso. Comunque, se dovete starnutire ma non potete, tipo, non so, state spiando qualcuno? State spiando qualcuno, siete in chiesa, non lo so, in chiesa si può starnutire in chiesa, bisogna tenere così. O avete la bocca piena o le costole rotte, dovete leccarvi il palato con la punta della lingua. Fate così. Perché quello è il centro dell'equilibrio. Non lo so, però quello vi fa smettere di starnutire. Oh, però attenzione, perché se non avevate intenzione di starnutire, vi fa venire da starnutire. Quindi dovete stare attenti ai gomiti. Poi nella bocca ci sono i batteri, e quindi. Sta anche nella bocca? Il battero non sta. No, sta, battero sta nella bocca. Secondo me, tra l'altro, l'espressione "mi sono incrinato una costola" è la più utilizzata al mondo, anche se non sei certo di averla incrinata. Perché secondo me sono casi, cioè si dice. Sono dei no, casi però, veramente ragazzi, il dolore alle costole è un dolore talmente netto, certo. Non ti puoi confondere, cioè poi magari non te la sei rotta, te la sei incrinata, ma quel dolore lì è, non so, o sto perdendo degli organi interni, spero di no, o se no è proprio una, cioè è quella roba lì, non puoi dire: ah, credo di essermi rotto. Probabilmente se senti quel male lì è successo. Ma non è vero, è una botta. Ma non è la botta, fa un male. Qui dicono che non rideresti se fosse rotta. Infatti probabilmente non è rotta. No, spero. Ma devo dire che riesco anche tutto sommato a respirare. E l'altra, l'abbiamo detto, respirare, sbadigliare, starnutire,
fare la cacca anche. Ah. Quando hai le costole rotte, l'altra tragedia è quella. Accidenti. Sì, perché non ce la fai non riesci proprio a. Perché ti abbassi tu? No, non è che ti abbassi, però comunque sia hai una contrazione muscolare. Hai una contrazione muscolare che comunque fa un male. I muscoli mica sono attaccati alle costole. Oh, ma te sei la persona più ignorante. Ma è la persona più ignorante. Ma come i muscoli non sono attaccati? Come pensi che stiano su? Ma poi... Con lo scotch? Come ce le hai le muscoli? Google. Saranno dei. Battero sta nelle cose. Battero non sta. Ieri quando non c'eri ti abbiamo preso in giro molto a lungo per questa cosa. Un po' per Battero, sì. E anche un po' per l'espressione sta. Però pochi, eh. Vabbè, cioè, mettiamo una canzone. Ma secondo me non ha fatto le scuole. No. Cioè, è proprio rimasto fuori dalle elementari. Madonna, music su Radio DJ. Ah, sì, poi per concludere l'argomento, alle costole non puoi fare niente. Cioè, non puoi prendere niente. Cioè, niente, devi aspettare che passi. Devi 20 avere giorni. Tanta pazienza, tantissima pazienza, qualche antidolorifico e avanti così. Siamo a fine stagione anche noi, siamo a fine stagione. Noi siamo una squadra di calcio che si è abbondantemente salvata. Si è abbondantemente salvata per una penalizzazione non potrà giocare le competizioni europee e quindi le ultime giornate le fa proprio con le ciabatte. Come il Monza che non fa un punto da febbraio. Così ormai il suo l'aveva fatto, tutto a posto. Altrimenti come vi spiegate che Walter pensi che non ci sono i muscoli attaccati alle costole? Infatti. Per dire, è chiaro che ha scollegato tutto, perché no, adesso veramente non è così. Di base è una persona comunque intelligente, legge alcune cose. Legge un sacco di libri. Quello è strano, perché comunque parla a parte batterio. Sai cosa che c'è mai stato un libro con scritta la parola batterio, evidentemente, di quelli che ha letto. Ma perché legge solo bio dei calciatori, però ma che comunque sono libri. A parte battero al posto di batterio. Ma puoi parlare dicendo sta. Di dove sei? Sta. Battero non sta. Battero sta.
No, non sta per, era giusto. No, comunque ci ha scritto giustamente un ascoltatore dicendo: a parte che se non fossero attaccati i muscoli alle costole, come fai a muovere lo scheletro? Cioè, se tu non avessi i muscoli lì così, potresti ruotare velocissimamente il busto, la testa rimane dritta che guardi in avanti e tu ti tipo tira e molla, ti arrotoli dentro come un... uno scheletro. Aspetta, ma va. Come lo scheletrino dei Ghostbusters. Brava, lo scheletrino dei Ghostbusters. Io so che sono attaccato, ovviamente lo so. Però prima hai detto il contrario. No, io ho detto le costole perché secondo me, almeno nella mia testa, non sono ossa. No, sono ossa, ma la loro funzione non è quella di sostenere i muscoli, ma di proteggere gli organi interni, il cuore, gli organi quelli. Quindi la loro è una cassa, quindi vanno in protezione, non vanno in ti reggo su. Un giorno dovremmo anche discutere del fatto che quando dici una cagata, il fatto che poi spieghi non la rende meno cagata. Cioè, adesso che tu hai spiegato il motivo, non la rende meno cagata. Non c'è un pensiero dietro, non è una roba buttata lì per far ridere. Ah, no, questo sì. No, ma questo l'avevamo capito, che tu veramente pensavi. Lo scheletro è fatto così nella cassa toracica per proteggere gli organi importanti. Ma siamo fatti così? Dovrebbero. Sì, ce li hai ancora i DVD? Ce l'hai un lettore DVD? Sì. Ti regaliamo tutta la collezione di Siamo Fatti Così. Allora, durante la canzone di Madonna abbiamo anche capito quanto sia comunque pericoloso in genere starnutire. Stai da fisioterapista, sta imparando un sacco di cose. Quanto sia pericoloso starnutire, ma non solo per noi, anche per i supereroi. Perché ci scrive Gabriele dicendo: in una delle storie di Superman, uno dei suoi nemici stava architettando un piano per farlo starnutire. Lui, capendo il pericolo dello starnuto, ha viaggiato nello spazio, è arrivato presso un sistema stellare deserto, ha starnutito lì, lo starnuto ha spazzato via tutto quel sistema solare, ma almeno ha salvato la Terra. Per dire, quindi occhio a starnutire, ragazzi, perché possono succedere cose veramente brutte. Vi mettiamo l'ultima canzone, dai, che oggi abbiamo forse esagerato un po' con i deliri. Chiudiamo con Emma. Un po' bemien mentre il sole si taglia a scacchi tra le grate. Mi sembra di cadere in fondo a scalinate lunghe come quelle di Montmartre. E rivedi me con due occhi che forse nessun altro sa deludere. Fuori al vento avvolto in un cappotto nero che non riesco a chiudere. Come con te, come con te. Mentre la luna fa le soubrette di una show varietà in onda nelle case. I miei pensieri viaggiano tra i vicoli, fanno enormi passeggiate. Toracica sta.
Che bello, ragazzi, la più grande soddisfazione è fare delle puntate tutto sommato mediocri, ma sapere di poter contare su di voi che ci capite. Ecco, questo vuol dire che abbiamo creato un bel rapporto insieme. Oh, hey! Siamo fatti così, sta, Mai sentita. Sta su Netflix, sì, dicono. Sì, sì, così sì, puoi sì, vedere Cassa Toracica, certo. Puoi vedere... Ma mica c'è una puntata su tutto. Certo, beh, sì. quasi. Sulla Cassa Toracica no. Sì, poi diventa anche un po' thriller perché c'è il sistema immunitario. Che erano i poliziotti. No, Maurizio è Battero. No, Maurizio è Virus. Maurizio è Virus. C'è la polizia contro Battero. Quindi puoi vederti anche, puoi goderti con gusto anche quello. Ragazzi, grazie mille a tutti oggi, veramente per la pazienza. Oggi grazie per essere stati con noi, ciò nonostante, ma ancora di più se tornerete. Vabbè, domani è una Tres Andreoli. Se tornerete giovedì vuol dire che ci volete proprio bene. Grazie mille a tutti. Passate delle belle 23 ore perché dopodiché torneremo noi domani da mezzogiorno a l'una, domani poi con la dottoressa Stefania Andreoli, dicevamo, sempre sulla vostra radio preferita, sempre su Radio DJ. Grazie a Fosca, grazie a Walter, grazie a Mauri. Madonna, come sto male, come soffro, vado a soffrire da solo. Ciao.